Ebbene signori, ben ritrovati e bentornati qui sul canale di PG Esports, in vostra compagnia di noise, al mio fianco come sempre Moonboy, pronti per quella che è l'ultima partita a chiusura di questa quarta settimana del PG National Summer Split 2020. Siamo alla conclusione di questa giornata di ripresa, no? Adesso sì, che stiamo ripartendo con il giro di ritorno, abbiamo avuto delle partite che sono state delle belle sorprese rispetto magari a quello che avevamo visto durante il giro d'andata, delle partite che sono state un pochino più simili, però per la maggior parte, insomma, Makers sì, hanno ripreso la vittoria, ma con uno scontro molto più conteso. Vero. YDN e Sparks che trovano la loro vendetta. Un inizio molto promettente di questo girone di ritorno, devo dire. Una delle giornate forse più succose che abbiamo avuto finora. E per adesso però possiamo dire la selezione dei campioni per questa ultima partita con i Samsung Morningstars al lato Blue Side e i Daydreamers al lato Red Side. Non è una partita semplice, parliamone. Per i Daydreamers, ovviamente, il ricominciare una settimana del genere, compresa anche quella scorsa, comprese quelle a venire. Allora, apro una parentesi. Prego. Per un team da ormai quasi fondo della classifica e rischi anche grosso, perché il YDN potrebbe essere anche una ripartenza questa vittoria di oggi, la domanda è: qual è la parte dove possono tirare un sospiro di sollievo? Quando vai ad affrontare quei tuoi contendenti nello scontro diretto per quella sesta posizione e riesci a trovare una vittoria, quelle sono le uniche circostanze in cui puoi approcciarti anche un momento un pochino più, ma in realtà non è nemmeno tanto nell'approccio, perché l'approccio, anzi, quelle partite saranno ancora più stressanti, perché quelle sono le partite che devi assolutamente vincere. Questa qua non ti aspetti, nessuno si aspetta che tu la vinca, anzi forse meglio espresso in questo modo. Tu magari puoi puntare comunque la vittoria, dovresti sempre puntare alla vittoria, ma quelle che contano di più sono quelle che ti danno poi il vantaggio negli scontri diretti con i tuoi diretti contendenti per quel sesto posto. Perché ricordiamo, quando ci sono tre squadre a contendersi il posto dei playoff e poi due in relegation, la corsa diventa infiammata. Questo è vero, infatti sarà anche interessante vedere un po' cosa i Daydreamers cercheranno come risposta alle draft dei Samsung, che per adesso ci stanno entusiasmando, anche se nella giornata di ieri non hanno proseguito con quello che era un campione diverso ogni partita. Già, è vero, la partita di ieri purtroppo non ha visto la selezione di un campione ancora mai giocato nel torneo, quindi voglio vedere se oggi riescono a rimediare un pochino questa mancanza. Io, se posso permettermi di suggerire, Volibear ha avuto dei buff, Fiddlesticks ha avuto dei nerf, ma comunque penso sia ancora molto rilevante. Ci sono i due nuovi rework, non li abbiamo ancora visti e vorrei vederli perché allora, il team di Riot ha fatto allora, un lavorone. Volibear, devo essere sincero, anche se molti, cioè, c'è una grande diatriba, no? Tra chi lo preferiva prima addirittura, chi invece nega completamente tutto l'operato fatto attorno a Volibear. Però le sue abilità, devo essere sincero, sono molto più frenetiche e simpatiche rispetto a prima. Prima erano molto sapeva proprio di vecchio, di già League of Legends, vecchio stampo, e si digeriva anche male se tutto il resto poi era cambiato. Quindi sono d'accordo con anche le animazioni rinnovate, il fatto che abbia uno scudo con la E, con la W, che anche se è un pochino da rimigliorare magari con il doppio strappo, ma soprattutto la Suprema che disattiva le torri. Già. E ti rendi anche così coriaceo. Questa è una cosa fondamentale, anche perché ci sono ormai in tutte le giocate vari aspetti di questo Volibear. Quindi basta parlarne, perché aspettiamo e speriamo che arrivi sulla landa. Per adesso primo pick per i Samsung Morrison sarà quel Ezreal per Gubi, che ci ha già deliziato con una Chiquita Plays, tra l'altro anche vincente se non sbaglio, comunque messa al voto con quell'ultimo sbarramento energetico. Non mi ricordo se abbia vinto, ma sicuro era tra i voti uno dei voti non maggiori. Era Gubi. Era un banned. Non era Sparks Gubi contro Makers. Era la ulti. Ah, giusto, non era Gubi su Enz, ma era sullo Yasuo di Zwyro. Sullo che Yasuo poi di Zwyro non ha fatto la pent perché Brizz è scappato. Bei tempi. Due qualche settimana fa. Ma detto questo, in ogni caso, Aphelios, Syndra, Soraka, rimossi, Varus, Lulu e Yumi. Stessa cosa vale anche per i Samsung Morrison. Dall'altro lato, però, subito i Daydreamers si prendono già uno duo bot proposto dai CGG, ma che non ha funzionato. Già, e quindi questa volta loro
loro sperano di poterci combinare qualcosa di più. Ed potrebbero, è nuovamente un ruolo non da carry primario per Nomi, perché Kalista non è un campione con cui speri di essere il solo carry della partita. Può capitare, ma ha bisogno di molte non coincidenze, però un allineamento dei pianeti, diciamo, nelle prime fasi di gioco. Ha bisogno di sfruttare molto bene l'early game e poi snowballare da lì in poi. Come sempre per i Daydreamers, le parti un pochino più interessanti della draft e delle selezioni campioni sono la corsia centrale, dove Crocmox propone quei campioni che sembra siano un po' esclusivi a lui, ma vediamo quali saranno un po' le risposte generali adesso, perché Nighter dal lato opposto della lane è un giocatore ben pericoloso, è uno dei migliori midlaner della competizione, sicuramente è quello che forse è più importante per il resto della squadra, nel contesto della squadra. Nighter è una parte importantissima del successo di Samsung Morningstars. Sì, hai detto giusto, è parte integrante del successo di Morningstars, sì. Perché molte volte si fa un po' carico anche della maggior parte delle risorse e quindi anche di responsabilità, ma il fatto che tu abbia comunque dalla tua Ekas, che ieri ci ha deliziato con incredibili giocate, ma così come anche lo stesso Gubi, che si sta annoverando tra uno dei migliori di carry anche dello stesso palcoscenico del PG Nationals, non devi per forza essere tu il carry. Ben venga se riuscirai a ottenere, anche come abbiamo visto l'ultima apparizione con Twisted Fate addirittura, che ha fatto una partita pazzesca. Vero. Detto questo, abbiamo intravisto anche in Enzo, no? Quando vieni un po' liberato dalle catene, dalle pressioni, del dover vincere a tutti i costi, forzare, vincere magari la corsia perché se no poi va tutto un po' in malora, sei anche più libero di agire a mente più rilassata. E il fatto che poi i Morningstars stiano giocando con attraverso il coaching staff con delle flexate assurde, quando ovviamente se lo vogliono e se lo possono permettere, dimostra anche la malleabilità di questi giocatori, di questi player, come si prestano anche alle indicazioni del coaching staff. E il motivo per cui, come avevo detto prima con i Makers, secondo me è il motivo per cui i Samsung sono gli unici veri possibili contendenti al trono. Sì, alla fine è ben possibile. Per adesso questa draft sta avanzando in maniera abbastanza lineare, con per l'appunto una Karma selezionata come compagno un pochino di quell'Ezreal. Quando Yumi non è disponibile, diventa un po' la priorità numero 2 da questo punto di vista. Vero. E alla fine arrivano Poppy e Corki a chiudere la draft. Poppy, non so se è stata giocata questo split. Poppy. Ok. Ma detto questo, Poppy Corki è interessante perché attualmente, se non sbaglio, è stata già utilizzata in generale. Non so se è proprio da loro, quindi potrebbe essere ancora una volta un campione nuovo per Stemboss, però non mi ricordo bene, quindi non azzardo. Dall'altro lato comunque arriverà la scelta, poi ottenendo così la composizione con Orianna, Seth e Jarvan. Ed è una composizione che fa paura, perché entrambi questi due player, questi campioni, al fianco di Orianna diventano catalizzatori della Shockwave, della Shock Blast, no, Shockwave da parte di Orianna stessa. Sì, alla fine creano delle buone composizioni. È un potenziale da wombo combo notevole questa squadra, è un potenziale di engage, di teamfight che può spaventare un po' anche la composizione nemica. Bisogna vedere quale sarà la reazione di Samsung Morningstar, soprattutto quale sarà il, come posso dire, l'eredità della fase di corsia, dell'early game, perché sì, volendo, questi Samsung Morningstar ci hanno già dimostrato che loro sono un team che amano spingere sull'acceleratore anche nelle fasi iniziali di gioco. Anche quando non hanno una composizione che vede il suo maggiore punto di forza nell'early game, vogliono comunque assicurarsi che l'early game vada a loro favore e che possano uscirne in maniera un pochino più comoda per affrontare più facilmente quelle sfide nel mid game. Me lo auguro, staremo a vedere, perché come sempre saranno i fatti a parlare per queste due squadre. Siamo finalmente su una terra, la Land dei Evocatori. Questo è l'ultimo match della giornata, Samsung Morningstars contro Daydreamers. E da casa, quindi, con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match, con hashtag SMSWin contro invece hashtag DDWin. Devo essere sincero, avendo dato ovviamente il mio voto ai Samsung Morningstars, non mi aspetto nulla di diverso, come mi auguro, o meno mi aspetto anche dall'altro lato della chat. Ma per i Daydreamers può sempre esserci quella possibilità di essere presi sotto gamba e poi mostrare delle statistiche paurose, riuscire a trovare magari le giuste risorse iniziali, quelle che prendono un po' in controtempo gli avversari, magari poi portate a casa anche la partita. Sì, alla fine ancora una volta una di queste composizioni da parte di Samsung con triplo tiratore, anche se poi dall'altro a compensare non c'è un doppio supporto, c'è una Karma che fa un buon lavoro nel poter proteggere anche multipli membri contemporaneamente, e una Poppy che è un ottimo tank, un'ottima frontline, che quindi può favorire i suoi carry per fare il lavoro che questi carry devono fare, ovvero
che Riare, per l'appunto. Vedremo, vedremo. Per adesso i Morningstars, semplice posizionamento, forse un pochino più aggressivo nella duo bot Gooby Click, che in ogni caso vede Ezreal, Karma e adesso Ekas farsi molto aggressivi. Un primo lume che adesso verrà rimosso. Vanno in invasione sul blue buff. Sarà facile ottenere per Ekas questo primo potenziamento blu. La sentinella di quarzo. Mentre invece per Taxer, corsia della giungla superiore. C'è da dire una cosa. Vai. Ho trovato la statistica. Quella Poppy è stata giocata. Ma non da loro. Non da loro. Infatti, immaginavo una cosa del genere. Dagli stessi dei Dreamers, oltretutto. Oh. Nella loro vittoria contro gli Outplayed. Ah. E c'era anche un altro ban nei confronti di Poppy. Quindi non era... non è il pick da 0% presenza dei Samsung Morningstars tradizionale. Quindi ancora una volta, purtroppo, una draft un po' riciclata. No, sto scherzando ovviamente. Molta, molta, come al solito, originalità. E semplicemente stanno finendo un po' i campioni che nessuno usa mai. Vedremo anche l'interazione tra Pons e Stemboss. Faccia sfasciata, richiama Taxer, subito l'aggressione. Forzato il flash e ti va bene così. Hai rimosso già il flash a Stemboss. Quindi con questa Poppy dovrà stare ancora più attenta a muoversi tra i vari trade con Pons, ma così come anche con un possibile Taxer nuovamente quando volesse rifarsi vivo in corsa superiore. Dai, una ottima pulizia di esecuzione anche da parte di Stemboss con la carica per spostarsi sul minion, ritrascinarsi un pochino più indietro, un flash molto fluido per allontanarsi dalla combo avversaria, senza nemmeno dare l'opportunità a Taxer di reagire con il proprio flash per comunque concatenare il controllo del flag and drag. Poco da fare, è semplicemente una corsia superiore che adesso dovrà un attimo trattenersi per i Samsung Morningstars, ma d'altra parte è un po' quello che già ti aspettavi. Stai giocando un tank, lo stai giocando contro set. Non vuoi certo esagerare su quel lato di mappa. Corsa inferiore ancora una volta adesso. Gooby molto aggressivo. Il che fa un po' strano quando hai una corsia inferiore con una Kalista e un Taric. Fa un po' strano vederli sotto torre. Però questo è anche il grado di aggressione che due poke, possiamo chiamarli così effettivamente, tra colpo mistico e Kumantrata, possono andare a creare, soprattutto ai primi livelli, perché per quanto tu possa essere minaccioso, hai un range piuttosto corto, sia Tartare che Kalista. Sì, assolutamente, questo è il motivo per cui vai a piccare una combo del genere, quando appunto non puoi avere Ezreal Yumi, hai Ezreal Karma. Il poke è forse anche un po' più prepotente, non hai tutto quel sostegno addizionale che Yumi ti fornisce, né quei controlli dell'epilogo nelle fasi più avanzate di gioco, ma hai un Enchanter quasi borderline sul mago, perché questa Karma può riempire molto bene entrambi i ruoli. E Nomi e Shredder lo stanno sentendo sulla loro pelle. Sì, ci sono già 10 minuti di differenza tra una di carry e l'altra, con una prima placca che a breve potrebbe cadere. Taxer gioca con le distanze, ma il fatto che l'ondata stia spingendo verso di loro di certo non aiuta. Guarda Ekas, adesso si incontrano. Shredder si lancia in avanti per cercare almeno di salvaguardarlo. Click, un'ottima Kumantrata, i danni potrebbero bastare. L'ultimo colpo, Shredder ancora vivo, ma Gooby si lancia in avanti con il primo sangue. Un'altra uccisione per Ekas. Nomi in fin di vita con pochissima HP da loro. Krokomus deve stare molto attento. Stanno aspettando le ondate. Il trasporto di Stemboss. Cosa succedendo? Stemboss si lancia in avanti, vogliono chiudere su Nomi. L'ultimo colpo, Ekas! Un altro Gisone, poi Pons richiama il proprio teletrasporto. Stemboss con la propria presenza ferrea riuscirà ad avere quella movement speed. Gooby riuscirà a raccogliere anche un'ultima uccisione. In avanti con lo stordimento. Ottima la gestione dell'agro. Dentro anche Krokomus. Ma cosa sta succedendo? Basta! Queste sono esattamente i quattro primi sangue negati nella scorsa partita tra YE. Questi, eccoli qua. Li abbiamo recuperati alla grande. Tutti quanti. Quattro uccisioni raccolte dai Samsung Morningstars, che partono quindi già con 3000 gol di vantaggio all'alba del quinto minuto. 2-0-2 Ekas e 1-0-3 per Click, gli unici due. Ah no, anche 0-0-4 Niter. 100% di kill participation per questi giocatori, che tirano avanti con un... come disse il saggio, strategia. Come disse il saggio, al baretto. Sì. Ora ovviamente scherzi a parte, è uno strano vantaggio. Perché effettivamente avere già 4 uccisioni, di cui tra l'altro primo sangue, 2 su Ekas con un Graves, che quindi ringraziano, una sullo stesso Gooby, quindi andrà a potenziarlo. Ma qui parliamone dopo, rivediamo prima cosa è successo. Tu
tutto quello che è successo. È successo un gran caos, per l'appunto, con tutti questi danni dalla distanza. I Samsung si presentano a questo scontro con 4 campioni da gittata. Possono fare quindi una marea di danni tenendosi ben lontani anche dalla stessa torre. E prima di subire anche un solo colpo di torre, Shredder è morto. Un colpo di torre va su Gubi, uno va su Click e l'agro viene nuovamente immediatamente droppato. Questo sembrava un dive, ma la torre ha fatto poco o niente in questa circostanza. Richiamando alla fine anche il teletrasporto di Stenboss per spingere definitivamente l'ondata nuovamente sotto la struttura, forzare quindi ancora una volta un dive dove di nuovo il singolo colpo di torre va su Stenboss, anzi due, e si spengono immediatamente. Non c'è lo spazio da parte dei Dreamers di combattere con l'ausilio della propria struttura. Crocomus, che sperava di poter fare qualcosa con i suoi danni ad area, ancora non ha quella suprema, non ha neanche lontanamente i danni di cui avrebbe bisogno per voltare quel fight, e i Samsung ne escono contenti contenti. Presenza ferrea, Stenboss è suprema disponibile. Oppala, entra Ash, ringrazia Stenboss, è detto ottimo il trade nei danni di Ponz con Taxer, che purtroppo si vede volare via. Tra l'altro, giusto per aumentare anche un po' il sentore di pericolo, Gubi ha la Malamune, esatto, stavo per dire, aveva le componenti, è tornato in base adesso, ha già concluso la Malamune, quindi può già iniziare a staccarla. Sono danni che comunque a questo minutaggio sono fondamentali. Difatti anche la gestione dell'aggro, ora, al di là di quelle 4 uccisioni continue, la cosa fenomenale da parte di Samsung Monster è stata la gestione dell'aggro della torre, perché a livello 3, a livello 4 bastano veramente pochi colpi di torre per mandare tutto in malora. Già, come ho sottolineato, alla fine sono stati, se non sbaglio, 4 colpi di torre in totale subiti. Uno su Gubi, uno su Click e 2 su Stenboss, forse 3 al massimo. Ma cosa puoi veramente fare in una circostanza del genere quando gli avversari arrivano con questa composizione interamente da gettata, ti costringono ad affrontare un fight quando la tua barra degli HP è già praticamente al 50% se non sotto, e la tua stessa torre non può aiutarti a salvarti? Situazione critica, molto critica adesso per i Dreamers, ed è, fa strano dirlo a 8 minuti. Già, ma è questa la situazione in cui ci troviamo. Allora, è critica nel momento in cui Graves riesce a snowballare con queste 2 uccisioni qua e 2 assist. E stessa cosa vale per Gubi. Sì, con 3 tiratori alla fine la tua aspettativa di gioco è sempre un pochino più inoltrata, più avanti nella partita, più guardi più verso il mid game, soprattutto quando si parla di Corki, di Ezreal, questi campioni da Manamune e Virtù della Triade, puoi aspettare quegli oggetti, ma aver già completato quella Manamune per Gubi, avere già una Lacrima della Dea che inizia a staccare per Nighter, avviandosi già verso quel primo oggetto, i ritmi sono nettamente accelerati e questa composizione dei Dreamers non so se riuscirà a stare dietro a questi ritmi così frenetici, perché con Kalista, con Orianna, non puoi permetterti di rimanere troppo indietro rispetto alla curva di crescita degli avversari, perché non sei buono a recuperarli. Puoi avere una buona progressione, ma una progressione tua individuale, non a confronto con gli avversari, e soprattutto non quando gli avversari hanno un vantaggio del genere. Vedremo ora come i Dreamers vorranno anche solo cercare una prima ripresa, perché è un vantaggio che dubito. Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Un vantaggio del genere è difficile che poi Samsung piano piano mollino la presa. Sì. Può solo aumentare da questo momento in poi. Assolutamente, soprattutto per lo stile di gioco che i Samsung ci hanno mostrato anche nel passato. L'abbiamo detto, questo è un team che ama spingere sull'acceleratore, è un team che se riesce a partire bene, allora cercherà di continuare bene. Non è il team che si ferma. Questo è un team che settimana scorsa ha chiuso la partita a 18 minuti. Come, scusa? 18 minuti? Adesso Nomi in difesa di quella che è una torre che mal si difende, anche perché la W di Gubi, il flusso energetico fa dei danni abnormi alle torri, anche se a questo livello, ma a questo minutaggio, ma hai già una Manamune, quindi va bene. Già, un bel po' di DPS, quindi placcature che scendono, e i Samsung possono facilmente portarsi adesso su quelle che sono addirittura 4000 unità d'oro di vantaggio. Questo è quello snowball che, anche se non è immediato, anche se non è fight dopo fight dopo fight, pick dopo pick dopo pick, basta un singolo scontro a dare quel vantaggio iniziale. E sai che i Samsung lo sapranno sfruttare bene. Adesso, per i Daydreamers, la questione è di cercare in tutti i modi di recuperare questo svantaggio il prima possibile, ma non sarà affatto semplice. Questo tentativo di dive potrebbe essere una loro chance. Però questo boss è così aggressivo, addirittura Radianza Cosmica va a connettere per avere subito ragione dei colpi di torre. Ma qui... Oh, Taxer! No! Stenboss ringrazia, gli ha regalato un'uccisione.
Un dive che purtroppo lascia un po' a desiderare in questo contesto. La suprema di Taric va ad assorbire alcuni colpi di torre, ma questo non fa altro che aumentare il danno continuo di quella struttura. E quando poi la suprema scade, Shredder è costretto a flashare via e lascia l'azione in fin di vita. E Taxer ci rimette addirittura la penna. Nomi? Nomi è morto. Nomi muore. Molto. Stem boss, è il tuo momento, ragazzone. Due uccisioni. E Shredder deve stare anche attento, sennò tu cava pure a lui. Questa è una mossa da alfa. Questo è... Wow, cercano di divearti, ti prendi due kill e la prima torre. Penso che meglio di così non possa andare. Dovrebbero iniziare a mettere le animazioni del dub, secondo me. C'è l'emote. Poi l'animazione proprio. Addirittura, no? Sì, sì, sì. Vabbè, rivediamo ancora una volta però questo replay, perché effettivamente... va sottolineata la differenza nella gestione del lag della torre. Siccome prima abbiamo parlato molto di come quell'azione sia stata svolta, adesso guardiamo questa. Un colpo di torre, due colpi di torre, viene bloccati, tre, quattro e si riparte immediatamente. La Suprema purtroppo non riesce a interrompere quello che era inizialmente in corso. Il colpo di torre arriva quindi immediatamente alla scadenza di quella ulti, che Shredder non si aspetta, costretto a flashare via, rimanere in fin di vita. E poi Taxer, che si aspettava di poter tranquillamente procedere sotto la struttura, perché guarda caso c'erano tutti i minion che avrebbero dovuto tankare la struttura al posto suo, i minion non lo fanno perché i danni residui, temo dello smite, della punizione di sfida di Jarvan stesso, hanno proccato l'agro della torre. Sì, sì. Quelli, se non il tizzone di Bambi nel cimitero, una delle due cose, probabilmente entrambe. I Dreamers che ora si vedono con uno svantaggio che, credo proprio che, se la matematica non mi inganna, superi le 4 unità di cui stavamo parlando. Abbastanza, sì. Se non sbaglio adesso sono 7. Oh mio Dio, e siamo a 12 minuti? Sì. Due draghi per loro? Certo. Taxer rischia grosso e ormai con questo vantaggio possono fare veramente quello che vogliono. Stemboss è immortale, guardi i danni che riesce a portare dalla sua grazie anche all'intervento di Nighter, subito il cataclisma. Taxer, stai per morire, amico mio! Dentro anche Shredder, subito ripreso da Nomi. E lo rilancia addosso ai nemici, rischia grosso ovviamente. Egas però costretto al flash, posa sul flank, potrebbe cercare il pezzo forte, ma alla fine con l'intervento di Gubi sarà facile l'uccisione. Stemboss ancora vivo, Nighter trova un'uccisione su Taxer. Nomi, Shredder in fuga, così come Crocomux, barre di HP e di mana in fin di vita. Stemboss trova un'ultima uccisione su Shredder, ma non ne vuole sapere di finire, vuole anche Nomi, sta solo aspettando. Può tankare l'intancabile, doppia uccisione, double kill, double crunch per Stemboss, MVP assoluto, 4-0-2, Poppy terrificante. Wow, wow. E tra l'altro una delle kill che ha fatto in questo fight era una solo kill. Stemboss sta... ha visto ieri Frescovi che si è rifatto nella corsa alle solo kill. Non ce n'è. Devo rientrare in gara anch'io, aspetta un attimo. Hold my top lane. Addirittura Crocomus costretto qua al flash dall'aggressione di Gubi. E continuano. È un vantaggio così grande adesso. Sono 10.000 unità. Yeah. A 13 minuti. Sono quasi 10.000 unità. Ma ci arriviamo, non ti preoccupare. No, certo, cioè, sono qua. Ancora non sono 10.000 unità. Presto lo saranno. Presto probabilmente lo saranno. Continuano ad aggredire i Samsung Monster. Di certo non hanno alcuna intenzione anche solo di fare un pit stop. Arrivano sempre ondate. Io però una mossa d'alfa da parte di Gubi l'avrei fatta. Con una bella virtù della triade. Invece che un bel pugno del gelo. Sì. Allora. Dai. L'analisi da questo punto di vista, l'analisi su un acquisto del genere è che gli avversari hanno tre fonti di danno fisico. Dovresti comunque essere abbastanza mobile per giocare attorno ai danni di Orianna con Ezreal. E quando prendi il vantaggio è sempre più conveniente investire in statistiche difensive. Quello sempre. Perché costano meno. E perché diventa più difficile per gli avversari recuperare quello svantaggio, perché fanno più fatica a ucciderti, mentre tu con il vantaggio di livelli, con il vantaggio di ritmo, di itemizzazione, farai comunque più danni di loro. Detto questo, Alpha move è fare la Draktar. Perché non la lama di Yom? Così corri ancora più veloce. Se paradossalmente una fine della notte, giusto per coincidere con l'esalità e mettere un po' nei pasticci anche Orianna. Se però il mio sguardo non mi inganna, potrebbe stare arrivando una virtù della triade su Poppy in compenso. Holy moly, ti prego. Quindi... Dimmi di sì. Io voglio vedere dell'ignoranza ormai. Perché da parte di Samsung Monsters, con questo vantaggio non puoi essere metodico. Non te lo puoi permettere. Devi
continuare a essere incalzante, continuare ad aggredire. Devi massacrare l'obiettivo finché te ne è concesso. Sì, direi che in queste circostanze non si può più parlare di non puoi per i Morningstars o non... E non vuoi. O non vuoi. Perché ormai tutto quello che succede è per la loro volontà. Sì, questo è poco ma sicuro. Per i Dreamers adesso, anche solo facendo finta che ci sia una possibilità di recupero con quasi 11.000 di differenza monetaria tra i due team, vorrebbe dire che i Dreamers adesso lasciano tutto fino alle torri dell'inibitore, se non all'inibitore stesso, e poi da qua trovano in qualche modo un modo per riprendersi. Ma è irrealistico. Sì, anche perché Messaggero è appena stato evocato sulla corsia inferiore per andare ad abbattere torre interna e poi avanzare anche verso quella torre dell'inibitore. Paradossalmente per i Dreamers perdere l'inibitore a questo minutaggio sarebbe persino conveniente, sì, perché fornirebbe quell'ingresso di molti soldi e molta esperienza nella tua base. Mio Dio, però i danni, Shredder infinibilità, Taxer, sbarramento energetico, ottima Anastasia, ma stai boss, non ne vuole sapere, si butta dentro dal colpo mistico, è di Gumi che va a rubare così l'uccisione di Stan Boss. Carica Bene la Suprema, vola via Set e in realtà lo salva, o meglio Crocomux, e in realtà lo salva. Ancora vivo qui a difendere l'unico superstite. Adesso sopraggiunge anche Nomi, un'altra torre che sta per cadere mentre Nighter continua a spettusciare in corsia inferiore. Sto avendo una sensazione di déjà vu. Guardo l'orologio e qualcosa non mi torna. Qua sto rivivendo la stessa cosa che ho vissuto la scorsa settimana seduto in questa stessa sedia. Guarda se boss, non gli fai danno, neanche per sbaglio. Ma neanche per sbaglio gli stai facendo danno. Cade il primo inibitore, i danni si accumulano, ma c'è poco da fare. Taxer invoca uno sfoggio di abilità da parte dei propri compagni per cercare di resistere all'avanzata. Siamo a 17 minuti. Vorrebbero 30 secondi per chiudere, ragazzi. Avete 30 secondi esatti se volete chiudere, altrimenti ve ne tornate in base, perché non è così che si fa. Aggressione, Gumi infinibita, Stan Boss in presenza ferrea ed è una furia, il che è paradossale se guardi la faccia di Poppy e dici come potrebbe essere così furiosa. 10 secondi per i Samsung Morningstars, parte la corsa, l'ultima assedio, Taxi si porta in avanti, vogliono difendere quelle torri, mancano 4 secondi, 2 secondi, 1 secondo, ma cade soltanto la torre del Nexus, il Nexus è scoperto, ancora un minuto, pochi secondi, Ponzi in fin di vita, un'altra uccisione, i Samsung Morningstars sono inarrestabili e inarrivabili, in 18 minuti e 15 troveranno la vittoria. Questa partita non è finita perché non è mai cominciata. Ridillo. In 18 minuti e 15 secondi. È impossibile, continuano a farlo, continuano a farlo. Com'è possibile? E questa volta non c'era nemmeno una Shyvana top. Questa volta era una Poppy. 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 Io sono senza parole. Io sono veramente senza parole. Un'altra, ancora una volta, il coniglio dal cappello. Queste sono le magie dei Samsung Morningstars. Trovi uno Yordle fuori dal cilindro. E noi parliamo molto di dominazione, di altre squadre, di makers e capacità, ma queste cose qua le sanno fare solo loro. Vincere in questo modo, sì, assolutamente. Con questo snowball proprio incondizionato, pazzesco. La partita è finita, so che è finita. Per chi si è assentato un attimo in cucina, è finita, ve lo dico adesso io. Ma signori, come sempre, Twitter, PG Esports per andare a votare l'MVP della partita. Quindi, vabbè, devo essere sincero, Stan Boss, ve lo dico io in realtà. C'è Stan Boss, c'è Nighter, c'è Gumi, ma Stan Boss, una Poppy, con scritto Poppy è una furia, vale solo il voto, solo per quello. Detto questo, signori, come sempre, abbiamo adesso l'ultima intervista con Trenas e proprio con Stan Boss. Signore e signori, sono qui con Stan Boss e dopo questa partita dominante 18 minuti e 18 secondi in un'altra partita da record. Hi Stan Boss, how are you doing, man? Hello, I'm doing fine as per usual. After a win like this, always feels good to win. Dice, è contento, comunque si sente sempre bene dopo una vittoria di questo tipo. Avete letteralmente speedrunnato questo game. Come avete preso il controllo della partita così in fretta? So you practically speed went through a speedrun in this game. You went again for an 18 minute game. And what was the reason you took control of the game so easily, so quickly? I mean, I think
we had a good draft preparation. We knew kind of what they want to play, and we kind of banned out like what how they beat OP last time was with the protect the AD carry style, right? So we just ban Yumi and Lulu, and then like if they have to play standard against us, I feel like we are just better individually as players, and we can just roll over them, I guess. In pratica dice abbiamo il modo in cui ci siamo preparati per questa partita è stato comunque molto molto studiato, abbiamo deciso di andare a negare quello che è stata la loro composizione che hanno utilizzato contro gli outplayed, che si basava sui supporti e su un hyper carry, e questo li ha costretti su uno stile di gioco in cui il classico gioco standard che si vede ultimamente, e di conseguenza quando giochiamo sullo stesso campo di gioco noi siamo superiori a loro, e quindi abbiamo avuto modo di poterli schiacciare sotto questo punto di vista, perché abbiamo un gioco migliore su quello che è attualmente il meta di League of Legends. E un'eccentricità di come top laner, il fatto che tu abbia giocato un campione diverso ogni settimana, questo è dovuto perché vuoi divertirti oppure perché sei convinto che questi pick siano validi e sempre funzionanti? So one of your perks, so to speak, was the fact that you played every single game, you played a different champion. Like, do you want to play different champions just to have fun? Or do you always think, okay, this is the perfect champion for the situation, I'm gonna play this? I mean, at the start, it was mostly just, like, for the situation. This game, like, I know I've played different champions every game now, so I kind of wanted to. Like, if there's a good spot for a new champion, I will pick it. And there was a good spot for Poppy, so we just went for it today. Then what are you going to play next week? That's the obvious question. Like, this is week four. You have a few more to go. Like, something at the special? Start, people thought that I was like a Gangplank one trick, but now that I've played different champs every game, maybe they don't think so. So I for sure have more picks in mind that I want to try, and we'll see what I pick next week. Che allora il modo in cui mi ha risposto mi ha spiegato che all'inizio era semplicemente un adattarsi a quello che proponevano gli avversari in draft e quello che aveva bisogno di team, e dice ok, ogni volta mi semplicemente prendo quello che è necessario per vincere la partita. Ma poi mi sono accorto che ogni volta stavo giocando un campione diverso, mi sono reso conto, ok, se possiamo continuare questo trend, continuiamolo, divertiamoci un po', tryhardandola però. E quindi dice, se c'è l'occasione di inserire un nuovo picco, un nuovo campione, allora inseriamolo. In questo modo almeno continua questa streak. E il motivo per cui l'ha fatto è che tutti lo consideravano questo one trick pony gameplay, nessuno aveva delle aspettative nei suoi confronti. Dice, ok, allora vediamo, dimostriamo che so giocare tante cose diverse, in modo da far capire tutti quanti i livelli di gioco che porto, e adesso ha intenzione di portare altre sorprese sulla top lane anche nelle settimane a venire, e quindi sono molto molto in hype. Well, Stenboss, thank you very much for your time, and thank you again for this amazing game with Poppy. It was very fun to watch. Yeah, thanks for the interview. Have a good night, man. Yeah, you cheers, too. Man. Bye-bye. Bye-bye. E torniamo qua all'analyst desk. Ah, sono contento di vedere i Samsung crescere così tanto, perché sono ne stavamo parlando prima mentre guardavamo il game, sono il team che dà la sensazione di crescita più intensa di tutto il campionato. Sì, devo dire che a questo punto la particolarità diventa non più chi riuscirà a sconfiggere i Samsung, ma partiamo da un gradino un po' più in basso, chi riuscirà a obbligare Stenboss a giocare due volte lo stesso campione pur di vincere la draft. Ed è divertente comunque vedere come un team riesca a tirare fuori questo livello di performance con così tanti stili di gioco diversi. Senza contare che questa cosa, che può sembrare anche una cosa divertente, no? Di giocare tanti campioni diversi, in verità è una gigantesca mental edge una volta che arrivi ai playoff, perché il coach avversario letteralmente non sa più cosa aspettarsi. Te puoi draftare qualsiasi cosa fondamentalmente, di essere efficiente con qualsiasi cosa, e questo nel momento che vuoi preparare una serie ti taglia un sacco le gambe se sei coach avversario, perché non puoi preparare una tattica per la tua draft partendo da quella degli altri, ma devi per forza brancolare nel buio cercando qualcosa che si addica a te e improvvisare sul momento per negare Samsung quello che vogliono fare, perché non avrai il tempo per preparare tutto, visto tutto quello che giocano questi ragazzi. Già.
Ed è stato bello vedere queste aggressioni che sono partite già nell'early game, questi tower dive pur di trovare uccisioni. E ci provano una alla volta i Daydreamers ad arrivare a raggiungere i propri compagni per salvarli, e sono caduti tutti quanti. L'unico che è sopravvissuto in early game è Crocomux. Beh, ho l'occasione di ripetere una delle mie frasi preferite: non puoi scrivere Poppy senza OP. E quindi quel campione riesce a darti davvero tanto, e in questo draft era inserito molto bene, perché l'idea comunque di Poppy è che, vista la composizione degli avversari, Poppy negava totalmente l'accesso alla backline sia agli abilitatori di Orianna e quindi poi a Orianna stessa col suo danno. E quindi Samsung hanno deciso di draftare praticamente solo backline, composizione con 3 ADC e double tier scaling lane, per poi andare a giocare intorno a questa Poppy, ed è stato bellissimo. E come dicevi esattamente, Roberto, questo pick di Poppy, oltre a togliere qualsiasi threat sulla backline, cioè sui tuoi carry, vista la sua ulti, va a toglierti anche qualsiasi altro potenziale, perché ti fa anche ti nega anche Orianna, fondamentalmente, perché la forza, esatto, di Orianna è mettere la palla su un engage. Tu non solo neghi l'engage del tank, ma neghi anche l'engage del mid laner, fondamentalmente, a meno che non trovi una shockwave lui, visto il posizionamento della palla. Però è stato veramente un pick fantastico, giocato da Dio, da Palestine Boss, che si muoveva per la giungla con la stessa confidence di un Rengar 6-0 a un certo punto, cioè camminava nei bush e se i nemici lo trovavano erano praticamente morti. E quindi assolutamente non c'è neanche troppo da dire, perché una vittoria in 18 minuti così veloce, così speedrun, ti rende anche difficile fare un commento tecnico, visto che non c'è stato molto da commentare, soltanto i Samsung che hanno tirato giù completamente i Daydreamers. Sì, non hanno semplicemente investito tempo in macro, perché l'unico macro era continuare a mantenere la pressione. Gli stavi proprio strozzando gli avversari, non gli stavi facendo fare niente. Esatto, stavo per commentare un po' scherzosamente esattamente questa cosa. Cioè, il mio commento voleva essere: bene, se volessimo analizzare il macro game, i Samsung hanno preso vantaggio e con quel vantaggio hanno tirato dritto. Fine dell'analisi. Questo è tutto per il mio TED Talk, grazie di essere venuti ad ascoltarmi. Esattamente, anche perché, come dici te, qua non c'è neanche bisogno di macro, perché una volta che te hai, riesci a prendere vantaggio così, hai una lane con Ezreal Karma che di per sé pusha a prescindere, soprattutto contro un matchup che ha un support melee, e quindi hai il vantaggio doppio ranged contro un ranged melee. Già quel vantaggio sommato al vantaggio preso in early game rendeva la partita semplicemente da mettere autopilot e arrivare a fine partita e spaccare il Nexus. Poi loro l'hanno fatto veramente veloce, questo sicuramente è da far notare. Sono... Che dire, signore e signori, è arrivata la serata, è arrivata la conclusione di questa serata, e con l'ultimo match vuol dire che arrivano anche i saluti. Ma prima andiamo a riassumere un po' quello che è successo oggi, andiamo un po' a vedere quelli che sono stati i risultati con... Ah, guarda, che bello! In effetti era facile lo script di stasera. Blue Side vince. In 10-12 Blue Side è veramente broken, ragazzi. Non ci abbiamo pensato a questa cosa. E a livello però di non rompe la classifica. Già. Non rompe in alcun modo e forma. 7-1-7-1 in cima della classifica. Raccoon che rimangono due passi indietro. Questo è importante, perché vuol dire che i primi due ora hanno creato un bel distacco. E è bello vedere che c'è questa convinzione nella loro forza. Non è un sì, sono solo un gradino avanti, sono proprio due gradini avanti, sono i raid boss. Sì, questo è importante, anche perché stiamo vedendo il tenore delle performance, e parliamoci chiaro, quelli sono i due team che meritano di stare lì su al momento. Inoltre gli outplayed oggi stavano per fare un grosso regalo ai Samsung, cercando di strappare quella vittoria contro i Makers, ma alla fine è andata come abbiamo visto andare. Outplayed che però adesso si trovano di nuovo pari merito con gli Sparks, data la vittoria degli Sparks contro i Raccoon, e quindi anche lì abbiamo di nuovo una zona calda di classifica, con i Raccoon che fanno da spartiacque. Ma il quarto posto, dato il sistema di playoff, è un posto molto importante, e outplayed Campus Party oggi abbiamo visto che possono combattere ad armi pari per quel posto, cosa che fino a qualche giorno fa non eravamo veramente convinti di poter dire. Assolutamente, noi fino alla settimana scorsa, anche qua all'analyst desk, dicevamo che forse una corsa 3 e non una corsa 2. Dopo questa settimana si è un po' più evidente forse che sia una corsa 2. I Raccoon sembrano forti, ma non sembra tenere il passo del miglioramento che stanno avendo i Samsung e della qualità grezza che già rappresenta all'interno dei Makers. Quindi secondo me, invece che essere un terzo più vicino al secondo, ora sono un terzo che dovrà
lottare per mantenersi quel terzo posto e non cedere agli outplayed, che comunque oggi hanno fatto una buonissima prestazione, e degli Sparks che oggi hanno smantellati. Quindi devono un po' risvegliarsi, racconto. Devono far vedere che ci sono ancora, che non sono seduti sugli allori. Assolutamente d'accordo. Signore e signori, che dire, qua si conclude la nostra serata e questa settimana di PG Nationals. Siamo arrivati all'inizio della seconda metà e questo inizio è stato già molto intrigante. Yep. Ben contento di aver avuto occasione di vederlo. E però questo è quanto. Vi ricordiamo inoltre un'altra cosa, vi ricordiamo che come sempre finita la settimana di PG Nationals, domani sarà possibile andare a votare direttamente sulle storie dell'account Instagram di PG Esports ufficiale per quella che secondo voi è la giocata più creativa, la Chiquita Most Original Play di questa settimana, quindi mi raccomando, domani andate a votare per quello che secondo voi è stato non il miglior giocatore ma il più creativo, che è secondo me un titolo importante da andare a conferire ogni settimana. Beh, con queste ultime parole direi che questi sono i nostri saluti, signori e signori, da parte di Trenas, da parte di Kerr, da parte di Noodles, una buona serata. WD Black, fine tuned for performance, purpose built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game. Going in. 미안해서 어쩌나?